Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il rapporto di stato casa base del 3 giugno 2020. Innanzitutto sì, il rapporto di stato casa base è del 3 giugno 2020, ma ufficialmente uscì ieri nel tardo pomeriggio. Allora, comandanti, i dungeon e l'evento spaccatutto sono stati estesi, completa l'incarico, ottieni gli eroi e finisci i dungeon prima che terminino il 30 di giugno. Quindi i dungeon finiranno il 30 di giugno, la stagione finirà il 17 di giugno, ciò vuol dire che quando finirà la stagione avremo altre 2 settimane di dungeon e incarichi blockbuster. Poi, Jonesy presso Fuso sbarca nel negozio dell'evento. Il suo vantaggio standard, bastone di tuono, quindi incrementa del 25% i danni di allo sbaraglio. Il suo vantaggio comandante, bastone di tuono più, incrementa i danni di allo sbaraglio del 50% e li converte in danni energetici. Questa è in assoluto la minigun più forte di tutto il gioco, ragazzi. Scioglie qualsiasi mini boss epico. Se avete dei dubbi vi basta andare a guardare il video dell'altro giorno sui mini boss epici e vedrete che la minigun energetica è in assoluto una delle abilità più forti. Quindi assolutamente non fatevelo scappare, raga. Sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 6 giugno alle 2 ora italiana. Quindi nel momento in cui voi starete guardando questo video, Jonesy presso Fuso sarà già disponibile nel negozio. Poi proseguiamo. Ramirez Cromo entra a passo di carica nel negozio dell'evento. Il suo vantaggio standard, in un attimo le ricariche a caricatore vuoto rigenerano il 13,5% del tuo scudo per 3 secondi. Mentre il suo vantaggio comandante, le ricariche a caricatore vuoto sono più rapide del 50% e rigenerano il 13,5% del tuo scudo per 3 secondi, quindi sempre la stessa identica perk con la differenza che come comandante ha la ricarica più veloce, quindi va a boostare la velocità di ricarica ma solamente se il caricatore sarà vuoto, attenzione. E sarà disponibile nel negozio dell'evento anch'essa dal 6 giugno alle 2 ora italiana, perciò quando starete guardando questo video sarà già disponibile nel negozio dell'evento. Poi abbiamo il lancia bowling, travolge il negozio dell'evento, nessuna pietà per gli abietti, lancia palle di cannone a lungo raggio che danneggiano e respingono gruppi di nemici in linea. Il lancia bowling sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 13 giugno alle 2 ora italiana e sarà disponibile fino al 20 giugno. Restate sintonizzati comandanti, l'atmosfera sta per diventare tropicale. Quindi questo è quello che ci aspetta fino alla fine della stagione più o meno. Vedremo come hanno intenzione di lanciare la prossima stagione su Salva il Mondo, anche se dalle cose che dicono mi sa che probabilmente non vedremo nulla neanche per le prime 2 settimane. Adesso io non voglio gufarla, ma probabilmente, visto che hanno fatto il discorso dei lama, dei biglietti che verranno convertiti, di altri biglietti che verranno riscattati nelle prime 2 settimane della prossima season in lama pirata appunto e non in altri lama, beh, mi viene da pensare appunto che per la prossima season ci saranno altre 2 settimane di estensione su Salva il Mondo. Continueranno sia i dungeon che gli incarichi blockbuster, perciò mi sembra ovvio che sia così. Ragazzi, mi raccomando i biglietti. Se avete dubbi su tenere biglietti oppure spenderli oppure cosa ci sarà, cosa non ci sarà, vi ricordo che ho fatto un video ieri apposta per spiegarvi nel migliore dei modi come utilizzare i vostri biglietti. Personalmente me ne tengo un po' per armi spia, giusto per trovare magari qualche variante di ultima perk che appunto non ho fatto in tempo a trovare nel primo mese, e poi mi metterò sotto la prossima season a farmare i biglietti, però dopo 2 settimane dall'introduzione della season. Comunque, io ragazzi vi ringrazio di aver guardato il video. So che oggi doveva uscire il video sul Valvassore, ma non preoccupatevi, quel video uscirà domani, è in programma, non preoccupatevi che sarà una bomba. Queste erano le patch notes di Epic e noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ricorda che puoi utilizzare il codice KinoTV per supportare la crescita di questo canale. Bella bella!